Loki. Galgo Espanol or the Spanish Greyhound? Azawad. Magyaragar or the Hungarian Greyhound? Karpowski. Hartpolski. Hartpolski. Exactly. Lebriero Polacco, right? Perfetto. And here we go with the Whippet. Irish Wolfhound. Greyhound. Piccolo Lebriero Italiano, the Italian Greyhound. Nothing to correct. Thank you. Saluki. The last to enter this lovely ring in Junior Group 10 is the Afghan Hound. Pietro, this is all the juniors of Group 10. Ecco i giovani levrieri, qui abbiamo l'eleganza, sicuramente anche la potenza, ma pure la resistenza. Sono cani che possono correre per su lunghe distanze e sono nati per cacciare. Ovviamente la loro bellezza li ha portati a essere anche dei bellissimi cani da casa, da compagnia, da passeggio, ma nascono tendenzialmente per cacciare. La caratteristica è che questi cani cacciano non tramite l'olfatto, ma a vista. Pronti per questa finale? Abbiamo 12 soggetti, per cui con 10 piazzamenti sui 12 soggetti ne vedremo sicuramente una grande parte in finale. Grazie alla collaborazione di Stefano e Linda a illustrarvi quali razze si vanno a posizionare sugli hotspot. Group 5 was a large group with many breeds. Ecco qui Smoogie, un nostro finalista. Group 10 consists of 13 breeds, so Galgo. We see 12. The selection would be smaller. Azawak. Whippet. Irish Wolfhound. Barzoi Greyhound. Saluki Afghan Hound. And the Piccolo Lebriero Italiano. Magyar. It is in Italian, Magyar. Hanno lasciato il ring il levriero ungherese e il levriero polacco, mentre vediamo il levriero arabo davanti al nostro giudice francese, razza molto antica utilizzata nella caccia alla lepre principalmente, ma anche alla gazzella. Levrieri che provengono
da diversi paesi come origine. Ne abbiamo ora uno dalla lunghissima coda, è una razza che arriva dalla Spagna, si tratta del Galgo Espagnol. Esistono associazioni per recuperare questi cani impiegati nella caccia e molti di loro stanno raggiungendo l'Italia. Il Galgo Espagnol. Well, I have told you before that we have seen 12 of the 13 breeds in the main range, 13 breeds of this group. There were entries today in all of them. The overall number in this group was 951 entries. This is the junior best of breed of Azabat, the breed that originates in Mali, the south of Sahara. Il levriero dei Tuareg. Ed ora sul tavolo davanti al nostro giudice, il levriero che forse ha origini più popolari, utilizzato per correre su piste create dai minatori e dai commercianti. Questa razza deriva da piccoli greyhound con anche l'emissione di un po' di sangue terrier. Come potete vedere le proporzioni sono più minute rispetto al cugino inglese Greyhound. La velocità è leggermente inferiore, ma super scatto per questa razza che prende il nome dal frustino del cavallo, come Pietro ci ha spiegato poco fa. Irish Wolfhound. This is the junior best of breed of the largest dog breed. It's amazing how such a large dog, the really largest one, tallest, and with such an amount of body can still move. Sì, una razza pesante ed elegante, elegantissimo nel movimento nonostante la mole lo faccia annoverare tra i giganti della specie canina. Ed ecco il Barzoi, o levriero russo, cane amato da D'Annunzio, ha delle caratteristiche singolari, tipo gli assi cranio facciali divergenti, questo mantello con un riccio che va dalla parte posteriore verso l'avanti. Di nuovo eleganza e potenza, la groppa è molto larga affinché gli arti posteriori possano avanzarsi rispetto a quelli anteriori durante il galoppo veloce. Lo abbiamo menzionato poco fa parlando della creazione della loro vita, questo è il Greyhound. Ed eccoci pronti a parlare del Greyhound, la più veloce tra le razze canine, una razza molto antica, arrivata in Inghilterra a seguito dei crociati. Pensate che ci sono degli editti che vietano ai gradi più bassi di nobiltà e alla gente comune di possedere cani di questa razza. È una razza veramente molto antica, molto sana dal punto di vista delle patologie ereditarie, è una razza poco diffusa in tutto il mondo, una razza che merita sicuramente la nostra attenzione.
ha dato anche il nome a una famosa ditta di trasporti americana, quei famosi bus che vediamo nei film americani, appunto Greyhound. Il nome non significa grigio, ma si pensa si faccia risalire a un'origine greca e medio orientale, ancora meglio della razza stessa. Da Greek on. On the table we have the smallest representative of Group 10, the Italian Greyhound, or the Piccolo Levriero Italiano. Linda, we want you to say Piccolo Levriero Italiano because you said that so well now. You will pass the exam tomorrow. Thank for you. The Italian language. I'm trying. I'm working hard on my Italian. Well, I believe that Italy can be very proud that last year at the European show in Czech, this was the most numerous breed in the group. It absolutely was. Levriero Italiano, quindi diffuso in tutto il mondo con vari nomi, a rappresentare la cinofilia italiana. Today it's the third highest entry within this group. Ed ora è il turno del Saluki, chiamato anche Gazelle Hound o Levriero Persiano in Italia. Una razza antichissima, pensate che geneticamente si separa da tutte le altre razze insieme al levriero afghano. È una razza con dei comportamenti molto particolari. Il quadro ideale in cui posizionare questa razza è il Saluki, il puro sangue arabo e un falco sul pugno del falconiere. Guardate che particolare mantello, sitoso lungo, il profilo superiore viene accompagnato da una leggera mancanza di pelo e le creste lia che devono sporgere, come potete osservare. La coda presenta un uncino ed è sicuramente affascinante il basso allungato accompagnato da questo movimento del pelo del levriero afghano. E sulle note di Message in the Battle presto vedremo quale messaggio c'è nella bottiglia per la nostra finale. Message in the Battle, quanti messaggi in the battle questo weekend. Who would the best junior of Group 10 be for Mr. Christophe Coppel from France? Go with number 4. Quarto posto per il piccolo levriero italiano dall'Italia. The Italian Greyhound representing Italy. Fourth place in Junior Group 10. Greyhound al terzo posto, Gruppo 10, Levrieri from Deutschland, Germania. Third place for the Greyhound representing Germany. Secondo posto per Whippet dall'Italia. Whippet representing Italy is the runner up and the winner, the best in Junior Group 10. Saluki from Italy. We will see the Saluki tomorrow at the Junior Best in Show, and among all the other prizes, he is also awarded the FCI mascot. Yes. Grazie agli altri splendidi levrieri. Thank you very much to the finalist of the Side Hound Junior Group.
almost ready with the last competition of today. So very soon we will introduce you the winners. Siamo arrivati all'ultimo raggruppamento della giornata, tra pochi momenti avrà accesso al ring. Vi ricordo, come detto poc'anzi, che sarà domani la volta dei cani da pastore e dei cani da compagnia, con gruppi molto numerosi, che verranno selezionati domani. E intanto posso ricordarvi che sul ring d'onore allestito dal nostro sponsor Royal Canin